Napoli non si spegne mai, è un Natale sobrio, un Natale di tristezza, ma anche un Natale di solidarietà, di fratellanza, di resistenza e di voglia di ripartire più forti di prima quanto prima. Qua con Confesercenti abbiamo fatto questa iniziativa, ma ce ne sono anche altre molto belle che si vedranno nei prossimi giorni, quindi è bene che quest'anno ci stringiamo alle persone che stanno in difficoltà, riscopriamo il senso dell'importanza della vita, della natività, della famiglia e dell'amore per Napoli. A Piazza del Plebiscito la luce della rinascita economica e sociale, così è stato interpretato l'albero di Natale di Napoli, donato da Confesercenti Campania con l'Associazione Luminarie Italiane in collaborazione con il Comune di Napoli. 14 metri di altezza e 7 di diametro, con luce a LED bianco caldo e freddo e una stella tridimensionale come puntale che sprigiona un arcobaleno di colori, accesi per augurarsi un'imminente luce in fondo al tunnel della crisi economica causata dalla pandemia. C'è un arcobaleno con una stella, l'arcobaleno è la speranza che ci porti alla stella, alla comunità che ci possa dare serenità, tranquillità e che a breve possiamo finire questo dramma che ha colpito il commercio, le famiglie, i lavoratori della nostra città. Dobbiamo fare in modo che le imprese che sono in grande difficoltà, appena arriva la normalità, dobbiamo trascinare tutte le imprese, non dobbiamo dimenticare nessuna impresa, dobbiamo fare in modo che nessuno rimanga indietro e questa terra, questa città, questa regione deve ripartire e deve trascinare il Sud. Il compito della Campania è trascinare il Sud e paragonare e livellare quelle che sono oggi le differenze tra Sud e Nord.